Noi voteremo a favore di questo emendamento perché a quanto pare solo le opposizioni evidentemente si preoccupano di questo problema del dissesto idrogeologico, delle zone sismiche che vanno a colpire gli edifici scolastici, perché abbiamo delle scuole che sono messe non male, malissimo. Scusate se questo può sembrare retorico, però oltre al problema amianto abbiamo proprio un problema di messa in sicurezza delle scuole. Vogliamo mettere dei fondi nuovi o vogliamo semplicemente stare con una lavagna e il gessetto come ha fatto l'ultima volta il Presidente del Consiglio? Credo si possa fare qualcosa di più. Vogliamo utilizzare i fondi europei? Benissimo, noi siamo contenti di questo, però non diciamo che il governo non ha fatto nulla, ha preso dei fondi che già c'erano e li ha sbandierati come una cosa propria. Noi chiediamo invece che il governo si prenda la responsabilità di dire ecco, noi abbiamo messo questi soldi, vogliamo essere zittiti come opposizioni sui fatti e non sui metodi come è stato fatto con questi emendamenti che sono Grazie. stati resi tutti La inammissibili. collega Grazie. Chimienti. Grazie Presidente. Ma io chiedo a quest'Aula, vi sembra da paese civile il fatto che insomma, noi consentiamo che ogni giorno i nostri ragazzi, i nostri bambini frequentino scuole con amianto, scuole non a norma, scuole prive dei certificati antincendio, scuole costruite negli anni 30 e 40, quando ancora non esisteva la normativa antisismica? Vi sembra normale che i nostri ragazzi siano costretti ogni giorno d'inverno ad andare a scuola, a tenere i cappotti in classe per non avere freddo? Ecco, a noi questo non sembra normale. Secondo noi questo non sarà un paese civile finché tutte le scuole d'Italia non saranno sicure e accoglienti. E quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo, questa sarà per noi una priorità assoluta. Grazie. Grazie. La collega Di Benedetto. Grazie Presidente. Presidente, il tema dell'edilizia scolastica è uno dei temi che è stato affrontato, diciamo, in maniera più urgente, forse apparentemente in realtà dal governo del PD e anche da Renzi, che diciamo, ha incentrato tutta la sua propaganda proprio su questo tema. In realtà quello che è stato fatto per l'edilizia scolastica è molto poco. I fondi che sono stati stanziati nuovi sono pochissimi, una piccolissima parte rispetto invece ai fondi che sono stati forse principalmente riutilizzati, raccolti e diciamo anche sbandierati come nuovi investimenti. Quello che serve all'edilizia scolastica del nostro paese è un piano di una programmazione di intervento che sia a lungo termine. Ecco perché noi abbiamo presentato subito dopo l'indagine conoscitiva che è stata presentata.